Abbiamo l'onore di avere la Presidente di Alta Roma, che abbiamo visto già visitare molti stand, in questo stand di due giovani creatori romani. Lui viene da Torino, lei viene da Roma, e hanno aperto un piccolo atelier che è molto importante per i lavori di questi ragazzi. Noi abbiamo anche apprezzato quello che lei ha detto sui giovani artigiani romani. Vogliamo sapere cosa prova quando li visita e quando vede queste cose belle. Beh, guardi, trovo che loro sono un esempio di quello che oggi deve essere un designer di successo, perché sono completi, sanno progettare ma sanno anche realizzare, perché obiettivamente all'inizio bisogna occuparsi di tutto, in quanto la struttura, cioè mettere subito, partire subito con una struttura potrebbe essere molto pesante, quindi mi sembra che la formula che loro hanno scelto sia una formula molto moderna, questa formula altamente artigianale, però si vede che hanno anche una visione molto chiara di quello che vogliono, dalla presentazione, dalla scelta monocromatica quasi, perché tre colori senza questi blocchi di colori precisi, cioè, mi sembra che, e poi trovo molto bella questa interazione tra pelle e tessuto e il fatto che ci sia una sintonia tra i due, si vede perché le cose sono ben coordinate, quindi insomma. Poi sapendo che sono anche molto giovani, ma ben preparati perché vengono da un'ottima scuola, penso che loro stanno facendo i passi giusti per intraprendere in maniera contemporanea questa professione di cuturier. Sarà importante per loro partecipare a Women's Next? E sarà importante cercare di parteciparvi, perché lì c'è una selezione molto molto forte, in quanto il concorso sta diventando sempre più importante e non ci sono solo richieste da designer italiani ma internazionali, quindi insomma arrivano più di 400 richieste ogni stagione. Però sì, io li incoraggio a partecipare. E l'altro giorno in conferenza stampa sentivamo Stella Jean, per esempio, che è stata una delle finaliste della scorsa edizione di Women's Next, che diceva che lei, prima di essere accettata, è stata rifiutata per ben due volte, e questo l'ha aiutata a crescere e a prepararsi meglio. Quindi non bisogna mai, bisogna insistere, ma voi siete già emozionante. Questo ci vorrà, anche perché noi cerchiamo di scrivere nel comunicato stampa sempre quello che loro hanno dentro e come loro vogliono estrinsecarsi a realizzarsi, come diceva lei poco fa.